Oggi parliamo di una doppia indiscrezione di calciomercato che potrebbe eventualmente spostare e non poco gli equilibri per il futuro di una squadra italiana. Di chi stiamo parlando? Dell'Inter, ragazzi. Ciao e ben ritrovati. Prima di continuare, vi invitiamo a lasciare tanti mi piace su questo video per nuovi contenuti sul mondo del calcio, in questo caso ovviamente indiscrezioni di calciomercato. Vi invitiamo anche ad iscrivervi al canale e ad attivare soprattutto la campanella per non perdervi tutti i nostri nuovi contenuti. È l'unico modo per restare sempre aggiornati. Perché ho parlato di doppia indiscrezione di calciomercato, ragazzi? Perché Perché. sembra che l'Inter si stia fiondando con decisione su due grandi giocatori, ragazzi. Allora, da chi vogliamo partire? Tanto credo che nel titolo metterò entrambi i nomi. Partiamo da Sandrino Tonali? Da quello più giovane, sì. Partirei da Sandrino Tonali perché è un prospetto che tutti si stanno contendendo in Serie A e non solo. Juventus. Juventus, Inter, lo stesso Milan pure comunque sta provando, la Roma, il Napoli. Tutti sono Aspetta. sul giocatore. Ti sei dimenticato anche un certo Barcellona che ha provato a Stavo sondare il infatti dicendo terreno. quelle italiane, poi dall'estero, ovviamente tutte le grandi sono proprio su di lui. E io qua te voglio far arrivare, no? Se una squadra come il Barcellona si interessa ad un profilo di questo tipo, evidentemente stiamo parlando potenzialmente di uno dei migliori prospetti non solo per il futuro del calcio italiano, ma eventualmente proprio per il calcio mondiale. Europeo Potrebbe sicuramente. essere un calciatore che potrebbe fare un salto di qualità tale da far dire alle persone: questo è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Certo, sicuramente c'ha tutti i crismi del predestinato. Allora, Se ne parla un gran bene da sempre di sì, Sandrino Tonali, praticamente sì. Io però non vorrei vorrei si ripetesse un Verratti bis, sinceramente. Vorrei te posso che dire una cosa? rimanesse da noi in Serie A. Sono due. Ah, dici nel senso che io pensavo che Verratti alla fine No, non ha a fatto livello quel tecnico, salto di qualità finale che tutti ci aspettavamo. non intendevo questo, Ok. perché su Tonali ho molti meno dubbi che su Verratti. Ti sembra più talentuoso? Sì, A mi sembra me un pochino più propenso a diventare un certo tipo di pure. Mi calciatore. sembra anche un po' più completo, ti dirò la verità, eh. Mi Sì, sembra sicuramente più completo, sì, più fisico sicuramente. e la tecnica comunque è molto simile a quella di Tecnica Verratti. elevatissima, poco ma sicuro, però mi dispiacerebbe perdere un calciatore del genere dalla Serie A. Se proprio non deve venire alla Roma, basta che mi rimane nella Serie A. Sinceramente, mi farebbe piacere vederlo proprio crescere nel Io campionato mio. ti dico la verità, vederlo a un'altra squadra, se va all'Inter, che Lo già c'ha so. un centrocampo di quelli pazzeschi, perché Sensi, perché Barella, E più Brozovic, lui, ragazzi. Brozovic, cioè. Tu capisci che non ce ne sarebbe? Cioè, No, una per squadra del carità. genere che se andasse alla Juventus ancora peggio. Già è fortissima di sua la Juventus, ma La questo è il Juventus calciatore è. che ti sposta gli equilibri per il futuro, perché a 20 anni, 8, classe 8 maggio 2000, questo già sposta gli equilibri, lo abbiamo visto al Brescia. È un calciatore che sembra un veterano, sembra che gioca in Serie A da 20 È anni, non forte. c'ha paura È di forte, nessuno. La forte, forte. giocata, se la deve forzare, se la deve rischiare, te la rischia e magari ti dà quel qualcosa in più. Se ci sta da menà mena, Mena. l'ho sempre detto, se ispira A Gennaro Gattuso. Gattuso, io non l'avrei mai detto. Prima di sentirlo, dico: no, a chi si ispira? A Pirlo? No, si ispira a Anche perché c'ha Gattuso. pure un po' la faccia da Pirlo, il capello La da faccia da Pirla. Pirlo. No, la faccia da Pirlo no. Però No, la comunque faccia, cioè, ragazzi, ci somiglia veramente. vagamente de No, faccia ci e anche de somiglia ruolo. vagamente anche del ruolo, tra l'altro, ma anche coi piedi, permettimi di dirlo. Invece si ispira a Gattuso, quindi è un centrocampista, diciamo, che fa dell'interdizione il suo punto di forza, o comunque così lui vede il centrocampo, lo interpreta in questo modo. Gli piace Randellare recuperare la palla e per andare a far ripartire ripartire l'azione. l'azione, ma un centrocampista che ha queste qualità di recupero e c'ha anche la qualità per lanciarti e per mettere, non lo so io, l'esterno davanti la porta o l'attaccante. Tu Tanta capisci roba. bene che È stiamo un parlando giocatore del che centrocampista sì, completo, che sotto ogni punto di te può vista. cambiare la squadra in qualunque momento con una giocata semplice per lui, semplice, veramente te può Assolutamente. risolvere una partita. 31,5 milioni di euro è l'attuale valore di mercato riportato da A Transfermarkt. 20 anni. È tanto a 20 anni 30 milioni di euro, però Direi. te posso dire una cosa? Secondo me, per i prezzi che giravano fino a un po' di tempo fa,
dopo l'ultima partita vabbè, questo è buona col poco. Brescia? È poco, cioè No, è questo minimo poco. 50, ma minimo. 50 no, Ma però 50-45. 45 secondo me è la Assolutamente. valutazione corretta. Si dice che Dice. Linda potrebbe provare a prenderlo con un'operazione simile a quella che Barella. hanno fatto per Barella. Barella, Barella. ecco, quindi se lo assicurerebbe, ma ricordi operazione con Barella, era un prestito con diritto o obbligo di riscatto, come sfugge? Guarda, mi sembra che era con obbligo di riscatto, però Però comunque ragazzi, ti vai. secondo me l'operazione in sé c'ha poco da raccontare, perché se poi l'Inter effettivamente si prende un giocatore come Tonali, lo puoi prendere come te pare, 50 cash subito, prestito, poi lo paghi tra 2 anni, come te pare, ma No, tanto te lo sei assicurato. come te pare fino a un certo punto, perché coi tempi che girano attualmente non Sì, è facile era. sborsare No, cifre importanti, era però. solamente per dire che se l'operazione comunque va a buon fine, qualunque essa sia, si garantiscono un giocatore che gli Mamma pot... mia, cioè, se poco poco mamma mia. rende quello che tutti ci aspettiamo per i prossimi 15 anni, non si parlerà altro che di Sandro Tonali. Assolutamente sì. Ripeto, ti sposta gli equilibri, a sta cifra è veramente poco. Se riesci a prendere un prestito ancora meglio per chi riesce ad accaparrarselo. Non lo diamo ovviamente per fatto all'Inter. Sembra ci No, sia una corsia preferenziale anche dal calciatore. Mi sono stupito, ti dico la verità, perché dal ragazzo che ti fa Milan, se sì. interessa l'Inter e comunque lo vedi interessato da quel che dicono No, che poi, infatti poi lui si ispira a Gattuso, paragonato per lo più a Pirlo, quindi entrambi in bandiera del Milan, domanda all'Inter. Evidentemente attualmente il Milan non ha più interesse per il calciatore, anche se sembra che qualche tempo fa ce Credo che il l'aveva. Ha Milan adesso abbia altre cose a cui chiamato, ma pensare. la chiave di tutto secondo me è Antonio Conte. La chiamata di Antonio Conte secondo E ci me, può e anche il stare. procuratore gli ha messo del suo, perché gli ha detto: guarda che Conte è un profilo che potrebbe farti crescere in un determinato modo. Sì. Quindi chi lo sa, sarà anche quello, alla fine appunto potrebbe sbarcare all'Inter. È inutile dire, come già stavamo dicendo, che ragazzi, a parte l'Inter alzerebbe il tasso tecnico a centrocampo ancora di più. Ma si Non è che ci hanno giocatori garantirebbe. scarsi tecnicamente Ma si parlando. garantirebbe un grosso futuro a centrocampo. È Assolutamente quello, sì. secondo Io me, il per punto quello ti dico, focale. a quel punto preferirei che andasse. Lo vedrei benissimo a Barcellona, però lo vorrei vedere giocare titolare, sinceramente. Almeno dici, oh, non hai rinforzato una squadra. Sì, ma Oddio, sai, all'Inter alla. Tonali Barcellona non è che lo vedo proprio. Io sì, io ce lo vedo proprio Boh. invece. Io ce lo vedo proprio. Cioè, Non secondo lo me potrebbe crescere tantissimo. Il problema è che a Barcellona so. Cioè, Tonali difficilmente lo vedo giochi veramente. titolare. Esatto, sì, per cominciare non credo ci abbia No. tutto questo grandissimo spazio, a meno che non c'è un'esplosione così proprio di punto in bianco che è talmente fragorosa che non puoi non Che metterlo non puoi non metterlo, titolare. ma a Barcellona, ragazzi, cioè, ci Però stanno lo sai che mi dà calciatori proprio quel importanti. senso del calciatore un po' all'antica, no all'antica, nel senso quel calciatore che vedevi 15-20 anni fa e che giocavano tutti da noi. Quindi a me mi piacerebbe vederlo proprio nel campionato nostro, cioè mi piangerebbe il cuore nel vederlo in un altro campionato straniero. È un giocatore un po' più atipico, però, perché di solito il centrocampista o è di rottura oppure è di costruzione. Lui è Eh tutto. beh, oddio. Cioè, Lui è tutto. nella storia ci sono stati grandi centrocampisti che hanno Sì, fatto però. tutto. Sì, però in Italia non è che. Cioè, per dire Sì, dici l'antipodo Pirlo. Gattuso Pirlo, per dirti. Esatto, O esatto. spezza tutto o costruisce tutto. Sì, Capito? vedi, Ci ho sono stati anche capito. calciatori che sono stati un po' e un po', ma De non è che lo Rossi ha face. buttato là. Sì. De Rossi è stato forte e tutto quello che te pare, De però. Rossi sapeva sia costruire l'azione che romperla, È ok, però e permettimi di come? dirlo: Tonali la costruisce meglio l'azione da quel che abbiamo visto, cioè c'ha piedi più. Come te posso Non rompe dire? l'azione come De Rossi, però. Esatto, È quello più sicuramente. tecnico, ecco, Molto più sicuramente questo mi vuoi tecnico, ecco, c'ha dire? più qualità, però deve crescere. Cioè, Capito, tu stai a deve paragonare De crescere. Rossi, che l'hai visto crescere, l'hai visto fa tutta una carriera, con uno che l'ha visto fa poco ancora e che ha Ma fatto vedere tanto, è De quello che ti sto Rossi da a dire. giovane, te lo ricordi com'era? Sì, me lo ricordo com'era, però No, non mi fa così, se perché De ripenso Rossi è all'epoca, stato De Rossi. De Rossi è stato De Rossi, però ripensandoci, cioè, passa sempre tanto tempo, no? Dal momento in cui tu lo vedi esordire a quando poi c'ha tutta la carriera davanti e poi esplode. Tonali, secondo me, potrebbe fare anche meglio da De Rossi, mi permetto di dirlo. Allora, meglio De Rossi non lo so, perché io De Rossi personalmente lo metto alla pari di un Pirlo, alla pari di un Gattuso, cioè per quanto hanno dato,
per la propria squadra, assolutamente sì. Io Ecco. perché Tonali ancora non lo inquadro con una squadra con cui potrebbe fare una carriera lunga. Quindi. So cambiare i tempi. Tonali, però, secondo me, ha le potenzialità per poter fare bene come questi calciatori. Secondo me, tanta, Cioè, tanta parlare di roba. meglio Secondo me sì, parlare di potrebbe. meglio, cioè, significa che lo andiamo a mettere forse tra i. Tra i primi 5 al mondo. Ma no, forse nella storia nostra del calcio italiano. Eh certo, è certo, è certo. La potenzialità è La quella. potenzialità c'è, però fare un Se paragone rischia di adesso. bruciarlo, ovviamente, Ecco, mi sembra un pochino presto. però boh, sarà che io ho seguito tante partite del Brescia quando giocavano, ovviamente adesso non giocano più, Beh, e mi ha sì. impressionato 4-5 partite, ecco, ho fatto i post partita. Tonali impressionato, perché mi Forte, impressionava in una maniera forte, di quelle assurde. E ti ripeto, a 20 anni fa paura vedere un calciatore con questa forte. Sì. sicurezza in campo. Per quello te lo dico, poi magari può succedere tutto, Certo. Però ovviamente. ci siamo soffermati su Tonali. Spendiamo gli ultimi 2 minuti perché Esatto. alla fine diciamo che è un colpo che potrebbe arrivare a parametro zero. Si dice che qualche giorno fa è stato proprio lui a proporsi all'Inter nei panni del suo procuratore. E anche È in noi, mi scadenza di piacerebbe rivederlo contratto. nel nostro campionato. È una storia che si va ad intrecciare con un altro calciatore del Paris Saint-Germain che ha fatto praticamente il percorso opposto, e parliamo di Mauro Icardi, Sì. e Cavani potrebbe fare proprio il Il percorso percorso inverso, inverso. la tratta Parigi-Milano. Ecco, si parla eventualmente di un approdo di Cavani all'Inter, però diciamo come alternativa, qualora eventualmente dovesse partire Lautaro Martinez, perché la concorrenza del Barcellona inizia a farsi sempre più pesante. Si dice che siano arrivati a mettere sul piatto 80-85 milioni di euro e che l'Inter ne chieda 90. Senti, Mo secondo bisogna me. vedere se è attendibile sta fonte o Allora, meno. ok, però Però per quello che mi un riguarda, non contratto credo che annuale di Cavani. 10 milioni a stagione per Lautaro Martinez, Inter che non sembra disposta ad arrivare a quelle cifre, per quanto tu puoi amare l'Inter, però quando chiama Barcellona può succedere qualsiasi Sì, cosa. ma al di Quindi là si della sta questione, aprendo ma al di là questa della pista. questione Lautaro, secondo me Cavani sarà Potrebbe sostituito di comunque Lukaku. essere. Non c'entra niente con Potrebbe. Lautaro, secondo Io me. così ho Trova, letto. Io sì, così ho però letto. Però. ragionaci un attimo. Te levi Potrebbe. Lautaro e metti Cavani, cioè coppia d'attacco Cavani-Lukaku. Non si può Non ci mai vedo dire. molto Non senso. si può mai dire. Perché comunque Conte potrebbe anche fare un attacco a due di quelli pesanti. Con gli. Perché no? Perché non potrebbe? No. Secondo me potrebbe Il anche. calcio di oggi non prevede più due punte così pesanti là Diciamo che davanti. si Per potrebbe quanto anche Cavani, sperimentare. è un giocatore che comunque ritorna, si può allargare sull'esterno. Ecco. Però, ragazzi, parliamo pur sempre di una prima punta vera e propria, è un bomber. Assolutamente, E quello Lukaku sicuramente. ancora più di Cavani. Quindi mi sembra veramente difficile vederli entrambi insieme. Secondo me, Lautaro sì, potrebbe essere ceduto a Barcellona. I soldi che verranno ricavati potrebbero essere reinvestiti in un altro calciatore che non è Cavani, dalle Chi lo caratteristiche sa? più simili a quelle di Lautaro. Se potrebbe anche, c'è chi dice, te parlo sempre di quello che ho letto, Indiscrezioni. Esposito che potrebbe prendere il trono di Lautaro Martinez, ma è ancora tanto Questo non lo giovane, so. ancora. Questo non lo So so. tante. Però insomma, come lo vedresti Cavani all'Inter? Mo, o come sostituto di Lukaku, o come sostituto di Lautaro Martinez. In Benissimo. realtà cambia, perché come sostituto di Lukaku fa la panchina. Eventualmente, come E sostituto Lautaro puoi Martinez, mettere. potrebbe fare l'attacco a due insieme a Lukaku. Ma E io tu. non la escludo ancora sta cosa, No, ve lo no, dico, ma mi sta pure bene, ma io ci avrei più paura di avere un Cavani contro in panchina, pronto a subentrare in qualunque momento. Cioè, levi un Lukaku e subentra un Cavani. Non so se rendo l'idea. Secondo me è peggio che ritrovasse Lukaku e Cavani davanti, beh, mica con in tanto. panchina qualche giocatore più scarso o comunque magari più giovane che deve crescere. Avevi un Cavani in panchina già pronto all'utilizzo quando vuoi, dove Ma un vuoi. attacco così pesante a due potrebbe veramente far male, secondo me. Fatto sta, fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti. Oggi ho reflussi Sì, infatti gastroesofagei. Non so che sentivo cosa. la Sento difficoltà. proprio una cosa che mi sale dal basso verso l'alto. Troppo caffè mi sarò bevuto in queste settimane, tipo 3 caffè al giorno. Ci sta. Lasciate tanti mi piace su questo video per nuovi contenuti sul mondo del calcio. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, ma soprattutto attivate la campanella per non perdervi tutti i nostri nuovi contenuti. Sondaggino in alto a destra. Rispondete, fateci sapere la vostra nei commenti e come vedreste un Tonali e un Cavani in più nell'Inter. Tanta roba. Colmerebbero Tanta il roba. gap con la Juventus? Rispondete qui sotto nei commenti. Sempre se poi la Juventus non va ad Non alza ulteriormente alzare l'asticella. l'asticella, però sarebbe veramente un'Inter pazzesca, eh? Sia Con Tonali e Cavani, come.
Secondo me Tonali come sta. prospettiva, Cavani come pezzaccia per il breve medio periodo. Se comincia a fatura. Mamma mia. Ciao ragazzi. Ciao.